Paura, dolore e orrore in Danimarca dopo i due attacchi terroristici che sabato a Copenaghen hanno fatto 2 morti e 5 feriti. Arrestate dalla polizia 2 persone accusate di aver dato rifugio all'attentatore e di averlo aiutato a sbarazzarsi dell'arma. Il presunto autore del duplice attentato, ucciso dagli agenti, è stato identificato come Omar Abdelhamid El Hussein, 22enne danese di origini arabe. I 2 attacchi sono susseguiti sabato nel giro di poche ore in un caffè prima e dopo in una sinagoga. Netanyahu, sdegnato, ha invitato gli ebrei in Europa a venire in Israele. La comunità ebraica fa parte di questo paese da secoli, è parte integrante della Danimarca e del popolo danese. Questo paese non sarebbe lo stesso senza di loro, ha replicato così la premier danese. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma questo è il mio messaggio alla comunità ebraica. Difenderemo la democrazia, ha ribadito la premier danese che ha visitato la sinagoga, teatro del secondo attacco. Qui ha perso la vita Dan Uzan, il guardiano di 37 anni già definito un eroe perché ha impedito all'attentatore di entrare e commettere una strage. In suo omaggio, in centinaia hanno deposto fiori.